Enrico sta sereno Letta ne ha combinata un'altra delle sue. Non pago di aver ripreso le leve del comando all'interno di un partito che l'aveva visto 7 anni fa detronizzato per via di un colpo di mano condotto dall'allora ineffabile fiorentino Matteo Renzi. Letta, non trovando niente di meglio per cercare di bucare, di avere visibilità e quant'altro, ha proposto un refrain caro al movimento della sinistra: aumentiamo le tasse agli italiani. Cari amici vicini e lontani, bentornati allo Schiacciasassi da parte di Stefano. Qual è stata la risposta da parte degli italiani e delle istituzioni all'ennesima boutade, perché differentemente non si può definire, del nostro caro leader comunista, po anzi post-comunista? È stata una pernacchia solenne, sia da parte del Presidente del Consiglio pro tempore Mario Draghi, che ha detto che in questo periodo non è tempo di prelevare dalle tasche italiane, semmai è opportuno mettere denaro nelle tasche italiane, sia da parte di tutte le altre forze politiche mediamente coerenti che sentono il comune sentire delle persone. Ovviamente Letta può dire di aver avuto il supporto da parte delle altre forze politiche dell'estrema sinistra che hanno visto come la manna nel cielo. Questa è un'uscita che potrebbe, sarebbe anche forse opportuno dire uscita di senno da questo punto di vista, perché se possiamo dare per scontato che personaggi di LeU, di Liberi Uguali, di Articolo 1 hanno mai dimenticato la loro ragione sociale, che è quella di far piangere i ricchi tassandoli e tartassandoli, bene, un partito sempre più moderato come dovrebbe essere il PD ci si aspetterebbe ben qualcosa d'altro, altrimenti non si capisce il fatto che un partito che ambisce di essere di governo e di governo sempre con i mezzucci, mai con un successo chiaro, rotondo nelle elezioni popolari, continua a governare e continua anche a dispensare a destra e a sinistra prebende, regalie, clientelismi, senza mai andare a toccare quelle che sono la greppia del proprio sistema di potere, che è il clientelarismo, che è quel sistema di potere consolidato nel tempo dove, bene o male, tante consorterie albergano grazie alla spesa pubblica. Una spesa pubblica che in Italia ha raggiunto livelli parossistici e che se non si riesce a incominciare a tagliarla in maniera drastica, l'abbassamento delle tasse e la migliore qualificazione della spesa pubblica anche per ridurre soprattutto un debito monster avviato di corsa a superare di slancio la soglia dei 3.000 miliardi non si arriverà mai a risolvere. Da questo punto di vista, vi ricordo anche tra l'altro di aspettare verso la fine della trasmissione per vedere come l'ironia di Domenico La Cava vede questa situazione, da questo punto di vista, come dicevo, fa specie il fatto che ci sia ancora un leader di quello che dovrebbe essere un partito progressista, un partito di lavoratori, puntare ancora a spremere la classe media, la classe operaia, la classe lavoratrice, per poter fare che cosa? Per dare un gettone, un contentino ai giovani 18enni. Beh, ragazzi, se i giovani hanno voglia di fare e non vogliono solamente vivere di reddito di cittadinanza grillino, si tirino sulle maniche e si diano da fare, perché un qualche lavoro per iniziare lo si trova sempre e soprattutto è iniziare dal basso che bene o male si riescono a fare le carriere anche brillanti e di arrivare anche ai vertici di realtà da questo punto di vista. Non sicuramente con le promozioni, con i clientelismi, con le amicizie, con le solite camarille che l'ambiente democratico attuale, passato e futuro ha dimostrato di essere maestro in questo campo. Vediamo allora appunto come il nostro Domenico La Cava vede la situazione. Andiamo a vedere la vignetta. Nella vignetta vediamo Enrico Letta che dice: è la patrimoniale, che facciamo? E gli risponde da par sua Mario Draghi in versione Grisù, un Grisù anche un pochettino diabolico da questo punto di vista. Letta, è stoppata la risposta e in compenso aumentano gas e luce e si abbassano le pensioni. Certo, è una ricetta per poter cercare di quadrare i conti del bilancio, perché se andiamo fuori controllo, come vorrebbe anche Letta con una sua spesa abbastanza allegra, perché se si aumentano le tasse si diminuisce anche la crescita del paese. È un scenario che bene o male è molto concreto da questo punto di vista e ci auguriamo semplicemente che Draghi riesca a far valere le sue capacità per poter qualificare la spesa pubblica, tagliare le unghie a tutto il clientelismo, alla spesa improduttiva, agli sprechi che albergano in Italia e riuscire finalmente
a dare quel colpo di reni all'Italia, al paese, all'economia, che da oltre 20 anni ha delle crescite estremamente stentate e che ci condannano sempre nelle retrovie del progresso. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata giunge al termine. E vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo sempre il bisogno di mettere il mi piace e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Da Stefano Elena, un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!